Eccoci qua, buonasera a tutti. Buonasera a Davide Terranova, ma chi mi conosce, il mio canale sicuramente mi conosco, ma io sono anche contemporaneamente nel canale del mio amico chef che ha la maglia dello spettacolo del cuore. Abbasso dottore. Esatto. La prova che funziona tutto. Esatto. Siamo in un bellissimo ristorante di Padova, ci troviamo nella città di Padova e come sapete l'alimentazione per me è un ruolo davvero importante, per cui ci avvaliamo di questi strumenti per poter diffondere con voi i concetti basi dell'alimentazione. Noi abbiamo un progetto che si chiama Cardio Chef, che sta girando tutta Italia, dove se sentite il rumore è perché questo è un locale dove le persone stanno tranquillamente cenando. Adesso ceneremo anche noi mangiando qualcosa e spiegando perché alcune cose sì, alcune cose no. Piuttosto di certe altre cose, esattamente. Piuttosto di certe altre cose. E innanzitutto chef, vino rosso. Vino rosso. Aspetta, salutiamo intanto tutti. Perché... Sì, salutiamo tutti. Ho visto qualcuno che mi ha detto questa sera in Sardegna si mangiano i carciofi spinosi, i grandi mitici carciofi sardi. Ti giuro, sono commosso perché vedere tutta questa partecipazione, sì, un po' da tutta Italia, abbiamo la nostra chef da Lecce. Da Lecce? Da Lecce. Si chiama? Non lo so. Oh porca miseria, con lei la quale ci ha preparato quel famoso pranzo a Lecce in occasione dello spettacolo. Caspita, che meraviglia. Lei ha capito. Ci sentite bene intanto? Ci sentite bene per caso la voce? Anche se c'è un brusio di fondo ovviamente, ma chiaramente siamo in un locale pubblico. Ovviamente lo diciamo ora, sì. Dove siamo, sì. Bene, ora siamo allo Sì Street Italian Food, un locale meraviglioso gestito da una persona, un vecchio amico che conosco da anni, Alessandro Mazzone. Vuole un po' ripercorrere tutto quello che è il cibo italiano, ovvero partire dal frico, il frico a base di patate e formaggio Carnia, dal Friuli, ed arrivare sino alla Sicilia. Magnifico. Ecco, ad esempio adesso ci è arrivato un antipasto fantastico. Intanto un saluto Alessandro qui con noi. Ecco qua, siamo un centinaio di persone. Ecco qui, questo è un cultore dell'alimentazione, delle pietanze fatte con una capacità di elaborare, di scelta degli alimenti importanti, vero Alessandro? Fondamentale. Fondamentale, benissimo. Fondamentale. Allora noi iniziamo, poi comunque guarda, ci vediamo insieme qualcosa. Sto facendo assaggiare questo qua è fantastico, un'insalata di rapa rossa, non so se si veda, di rapa rossa con l'ovetto di Parisi, una spuma, l'ovetto di Paolo Parisi marinato, questa è una sabbia all'olio di oliva, extravergine trappittu, nocellare in purezza, Sicilia, lo assaggerai, tartufo e spuma di parmigiano, una ricotta con il kumquat, questo qua, una ricottina con il kumquat che è il mandarino cinese. Kumquat! Molto buono, abbiamo fatto un gel. E questa invece è una spuma. È una spuma di patate con nocciole e cerfoglio. Oh beh, nocciole! Avete visto com'è possibile mettere insieme? Magnifico! Com'è possibile mettere insieme in una piccola entrée quello che noi riteniamo fondamentale anche nelle nostre cene cardio chef, cioè unire la frutta secca insieme all'insalata e alla verdura. Esatto, quello che facciamo noi con la famosa cardio insalata all'inizio del pasto per poter aprire appunto il pasto, che poi noi siamo abituati appunto con il primo, il secondo, il contorno, la frutta e quant'altro. Invece l'ideale sarebbe partire con una buona insalata. Ciao Anna Maria Pagana, viva cardio chef, grandissima, brava. Ciao telecamere là. Partire, sì, scusa, intanto mi perdo. Guarda, ovviamente attratto dalle pietenze, partire dalla cardio insalata e continuare con quelli che sono i dettami di cardio chef. Cardio chef, dovete sapere che ci sono delle cene che si svolgono nei migliori nei ristoranti italiani, ne abbiamo fatte già una quindicina, dove proponiamo la nostra alimentazione sulla base delle linee guida per la prevenzione cardiovascolare. Esatto. E traduciamo quello che le linee guida ci dicono e facciamo vedere come è possibile fare una cena salutare, soprattutto senza sale. Vedete in questa tavola
anche se non vedete, non c'è il sale. Il primo elemento dominante che dovete assolutamente evitare è l'abuso di sale. Ha tolto tutti i salini che c'erano sulle tavole. Ogni volta che si passa lui, toglie tutto il sale che c'è in giro. Allora mi è venuto in mente anche il nome della nostra carissima amica di Alice, che è? La saluto dopo. La saluti dopo, benissimo. Vediamo un po' se riesco ad assaggiare questa qua, che alla fine... Allora, questa è la rapa rossa. Nel frattempo io vi dico, vi do un consiglio, quando andate al ristorante cominciate a chiedere, a pretendere di sapere ciò che mangiate, cioè non ingurgitate così a caso, cercate di capire, interagite con uno chef serio, non dico blasonato, ma uno chef serio vi deve per forza spiegare, per forza di cose, ciò che voi state mangiando, visto che il pasto è così sacro. Salutiamo la Serena Nutricanti, Serena di Lecce, che è la nostra amica. Nadia fa una domanda interessante, chef. Ah, buonasera, ma anche il sale integrale delle saline di Trapani fa male? Diciamo che tutto il sale che contiene cloruro di sodio, se usato in maniera discriminante, e ultimamente purtroppo si abusa del sale, può provocare ipertensione. E qui me lo dice lei, giustamente, dottore. Antonio Pepitone, grazie. Ciao Antonino, ti aspettiamo qua a mangiare qualcosa con noi. Allora, come diceva chef, il sale e l'abuso di sale, non dobbiamo mangiarne più di 5 grammi al giorno. La quantità di 5 grammi, per farvi capire, è quella contenuta in pizza margherita. Oltre questo valore siamo già fuori con un aumento della pressione arteriosa, quindi se siete ipertesi non potete, non dovete mangiare sale in modo smisurato. Ovvio, un pizzico di sale ci può stare, ma la quantità è moderata. Volevo dirvi, ho appena iniziato con queste qui, che è la rapa rossa. Non immaginate la quantità di polifenoli antiossidanti che ha la rapa rossa. Questo è il periodo della rapa rossa. Questo è il periodo della rapa. Diciamo che la rapa rossa va bene un po' tutto l'anno, perché viene tra l'altro conservata senza diciamo cose strane, per cui noi la utilizziamo soprattutto il nostro sindaco del cast. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Noi la utilizziamo la rapa rossa molto spesso abbinata alla nostra pasta dell'azienda agricola Fracasso, certo. Delle serate Cardio Chef, abbiniamo la rapa rossa assieme di solito alla zucca. Saremo un po' fuori stagione come zucca, però diciamo che le zucche comunque riescono a conservarsi più a lungo rispetto ad altri, diciamo, ad altre verdure, per cui possiamo utilizzarla tranquillamente in questo periodo dell'anno, non di certo in estate. Parmigiano reggiano, anche qui parmigiano reggiano oltre i 24 mesi. Eccezionale. Un parmigiano reggiano stagionato. Questo qui, veramente eccezionale. Che dire poi? Abbiamo parlato appunto dell'entrata di Cardio Chef, delle cene di Cardio Chef. Anna Maria Pagano, ho eliminato il sale da anni e ho notato che i cibi hanno un sapore migliore, è quello che dici tu. Esatto. Un cibo non è buono, no. Non è che viene coperto dal sale. Esatto. I nostri palati purtroppo sono abituati a cariche di sale. Giusto. Quando è sale. Quando invece voi sentite quel senso di sapidità, purtroppo molte volte è dovuto al glutammato monosodico. E lei mi insegna benissimo, dottore, che è una cosa che è un veleno. Purtroppo tanti miei colleghi giocano con il glutammato e il vostro palato riconosce quel senso di sapidità che viene dato appunto dal glutammato, quel gusto, diciamo, rotondo al palato, che appunto sfalsa quello che è il vero gusto dei prodotti che noi andiamo ad utilizzare. Questo vale anche per i risotti. Quando voi utilizzate troppo burro, sentite dei risotti, voi dite buono e sentite in gusto solo del burro. Assolutamente no, non deve essere così. Voi dovete sentire il gusto dell'ingrediente del risotto. Un risotto di radicchio deve sapere di radicchio, non deve sapere solo di parmigiano e burro. Tra l'altro abbiamo un piccolo... ciao Francesco, ciao Nadia. Io ho
Nadia Maria Pia Ortu, l'appetito non vi manca, devo ancora assaggiare pure. Buonasera. Grazie Maria. Vi chiediamo scusa se noi stiamo cenando, ma è per comunque è una cena divulgativa, è tutta divulgazione scientifica, perché vi facciamo vedere esattamente che cosa stiamo mangiando, perché essenzialmente questi sono concetti poi base. Allora, un primo passo fondamentale che volevo diffondere a tutti quanti è che prima di ogni pietanza è sempre bene iniziare con un'insalata, cioè prima di qualsiasi cosa. L'insalata mangiata prima, verdura cotta o cruda nell'arco della giornata, è assolutamente molto più efficace e ha una serie di vantaggi che non sto qui a dirvi perché non voglio essere molto scientifico stasera, ma molto più pratico. Dei vantaggi incredibili. Quindi prima di ogni pietanza assumete sempre una quantità smisurata, come stavo per dire, una quantità abbondante di insalata. Vediamo se c'è qualche altra domanda. L'appetito non vi manca? No, non ci manca, grazie. Si vede. Riccardo, un saluto. Buonasera Ada. Se avete domande sull'alimentazione, intanto che noi tranquilla. Stiamo... Volevo dare un consiglio che mi ha dato la nostra amica... Io intanto vado avanti, certo. Certo, certo. La nostra amica di Fiera di Primiero, dove abbiamo fatto anche lo spettacolo, anche Cardio Chef, la nostra Laura. E da Laura abbiamo scoperto il famoso sale di sedano, che io vado a denunciare ad ogni spettacolo e ad ogni Cardio Chef. No, scusa. Semplicemente lo sanno. Scusate, sì. A denunciare? A, denunciare. Ad enunciare, non a denunciare. Non a denunciare. Esatto, a denunciare. Allora, il sale di sedano. Sale di sedano. Praticamente l'ho scoperto in questa valle del Primiero, grazie a Laura. È praticamente il sedano verde, tagliato a losanghe, essiccato se d'estate al sole, se d'inverno invece potete tranquillamente disidratarlo, e non si tratta altro che disidratarlo, dentro al forno a 80-90 gradi. Una volta disidratato lo mettete in macina a caffè, potete impreziosirlo con rosmarino, aglio, quant'altro, e credetemi, sentirete la mineralità che dà di solito il sale, però non avrete il danno che provoca il sodio cloruro. Il sodio cloruro di sodio. Nadia, io l'ho levato dappertutto, senza sale ci abituiamo? Sì, è vero Nadia, perché il sale dà una dipendenza, pensate, agisce sui recettori neuronali cerebrali né stessi degli oppiacei, quindi sostanzialmente è una dipendenza da sale come una dipendenza da zucchero, anche lo zucchero raffinato dà una dipendenza incredibile, quindi anche quello non è facile togliersi via la dipendenza, però credetemi, il vostro organismo ne guadagna in quantità sproporzionata. Alla grandissima. Ascolta, spendo una parola perché veramente io non sono tecnologico come te, però vedo un sacco di amici da tutta Italia, dalla Calabria, Totò, c'è Sigismondo dalle Marche, cioè veramente sono estasiato da questo. Dopo centinaia siamo un bel po'. Bellissimo, bellissimo. Vi saluto, carissimi colleghi e amici, vi saluto a tutti. Allora, vediamo un po' qualche domanda. Se avete qualche informazione su CardioChef, www.cardiochef.it, dove c'è il nostro progetto che stiamo portando avanti in giro per Italia. Cosa dice qua? Leggi? Un'ex Unione Sovietica ci hanno insegnato a mangiare come antipasto verdura cruda. Magnifico. Quando sono arrivato in Italia tutti mi dicevano che è sbagliato, verdura si mangia solo come contorno. Mamma no, tranquilla mia. Natalia, non, la verdura è come ha detto il dottore, si mangia ad inizio pasto, tu sei nel giusto. Purtroppo si è abituati che la verdura si mangia come contorno oppure addirittura come abbellimento del piatto. E poi tra l'altro ci sono a volte degli abbellimenti proprio miseri con questa decorazione, questa misera foglia di iceberg. Ma mi dica dottore che uso e che effetto può avere la fogliettina di lattuga. L'insalata è una pietanza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia almeno 300 grammi al giorno di insalata, 400 frutta e verdura, vuol dire una insalata a mezzogiorno, un'insalata alla sera. E sempre, come dice giustamente Natalia, prima dei pasti, perché stimola la peristalsi, dà il senso di sazietà, quindi volete dimagrire e perdere qualche chilo, iniziate con l'insalata.
Pensate, la nostra carne insalata ha insieme, contiene anche la frutta. Come la fai la carne insalata? Ovviamente con, ecco, e qui mi raccomando un piccolo appunto, ovviamente la carne insalata la faccio con le verdure di stagione. Adesso possiamo spaziare dal carciofo, il carciofo tagliato fino, il radicchio rosso, noi di solito utilizziamo quello di Chioggia, qualche volta utilizziamo anche l'IGP di Chioggia e qualche volta utilizziamo anche il radicchio rosso di Treviso, utilizziamo la frutta di stagione, per cui la frutta che riusciamo, mettiamo anche le arance adesso, un po' come si fa in Sicilia, me lo insegnano i miei colleghi siciliani, nell'insalata mettere anche qualche fettina d'arancia condita, è qualcosa di qualcosa anche di perché da quel carattere all'insalata, che a volte esatto, magari ci può essere che lo sia troppo, dà un carattere proprio all'insalata. Quindi mettere insieme la frutta insieme con l'insalata, con ecco l'insalata, che abbiamo già l'apporto. Hai detto che mette anche la frutta secca. Mettiamo anche i berilli di noce, purché interi, perché se andiamo a spezzettarli si ossidano e andiamo a perdere quelle che sono le proprietà, i famosi omega 3 che contiene la frutta secca. La noce quindi è importante, che quando fate l'insalata la mettete intera consapevolmente. Solo 400, io ai miei pazienti sempre dico, Natalia, 1000 grammi fra frutta e verdura. Di quanto? 1000 fra frutta e verdura. Solo 400, eh sì, Natalia. Ma qui 400 è un sogno. Cioè, se qualcuno mi risponde, per favore, se oggi ha mangiato 400 grammi, gli diamo un premio, lo invitiamo a cena, perché nessuno mangia 400 grammi di verdura insalata al giorno, come consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi è un parametro che è stato stabilito, ma nessuno di noi, perché in Italia si è convinti ancora che l'insalata sia un contorno. Solo noi lo facciamo, solo noi. Il contorno. L'insalata è una pietanza che va considerata come un piatto unico. A volte è meglio nel piatto a carne chef. Noi abbiamo iniziato comprendendo un'abbondanza di insalata e poi tutto il resto, ma prima di tutto viene l'insalata. Esattamente. Quindi Natalia, in Italia c'è questa disgraziata moda, primo, secondo, contorno, per non parlare poi del grappa, della mazza a caffè. Della mazza a caffè, cioè. Allora, per chi sta vedendo adesso, cioè, o è arrivato adesso, questo è una forma di cardio chef dove lo chef non cucina stasera ma mangia. Esatto. Cioè, basta con questi chef che cucinano, che fanno lo show cooking, che ti fanno vedere come si preparano questi piatti che sono bellissimi da vedere. Enormi. Piatti grandi, con tanto così, ma in realtà poi dal punto di vista nutrizionale sono zero. Sono solo un bellissimo quadro, sono un Pollock, o sono sicuramente dei quadri, ma non hanno un valore nutrizionale. Stasera noi stiamo mangiando qualcosa e man mano che mangiamo vi diciamo cosa mangiamo, perché lo stiamo facendo nella consapevolezza che quello che facciamo è la cosa migliore in questo ristorante, come in tutti i ristoranti dove potete trovare. Chiaro, esatto. Avendo la conoscenza del tipo di alimentazione culturalmente che devo fare, io posso mangiare in qualsiasi ristorante bene. Cioè, non è un problema. Assolutamente. Quindi no, chef. Assolutamente. Perché lo chef è sempre colui che ti dà anche delle indicazioni. È come dicevo prima, chiedete cosa state mangiando, chiedete quello che state mangiando. Vediamo qualche domanda. Franca Fiori, l'insalata di finocchio, kiwi, noci con succo di limone ed olio. Sì. Che meraviglia, Franca. È fantastica, bravissima. Franca, che poi è un nome che ricorda anche il mondo vegetale, Fiori, bellissimo. Complimenti, un'insalata stupenda. Finocchio, questo è il periodo. Finocchio è il periodo, certo. Periodo finocchio. Kiwi. Esatto. Ovviamente non andate in cerca adesso delle fragole. Io le ho già viste e mi chiedo come possono essere queste fragole cresciute chissà dove e chissà soprattutto come. Le fragole a febbraio davvero, addirittura a gennaio. Mauro, chi è in terapia anticoagulante come può assumere l'insalata? Sì, può assumere l'insalata, non c'è sto pericolo, sto panico dell'insalata verde per il potassio eccetera. No Mauro, mangia tranquillamente, perché non è un motivo per poter assolutamente
non mangiare insalata. Certo, controlla bene l'INR, che è il fattore appunto di scoagulabilità, e in base a quello ti regoli, ma è difficile che una vada incontro a ostacolare la coagulazione del sangue mangiando insalata a foglia verde, quindi davvero non escluderla nel modo più assoluto. Ed eventualmente prendi gli anticoagulanti, Mauro, sempre i nuovi anticoagulanti che non hanno questo tipo di problema. Cioè, anziché di prendere il Coumadin, come sicuramente sta prendendo la Varfarina, prendi anticoagulanti diversi che ci sono. Un saluto anche dalla nostra amica Pollo di Forlì. Dopo introdurremo anche il discorso dello spettacolo. Ah sì. E la... introdurremo anche lo spettacolo. Ti scrivi di là? Sì, 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 sì. Rado, Arance, Antonietta, Anna Maria Pagano. Quando ci si abitua ad iniziare i pasti con insalata, se si salta poi manca, è vero? Anna? È vero, è vero. È una questione di abitudine e un po' di pigrizia. Pigrizia. Ti senti che ti manca qualcosa effettivamente, per cui è una bellissima abitudine, Anna Maria. Rado, ciao cari bravissimi, grazie Rado, Stefano, grazie. Ciao Stefano Pino Sciglio, ciao Davide, un saluto da Taormina. Stiamo coprendo veramente tutta Italia, un saluto veramente, andiamo da Lampedusa a Courmayeur, un saluto anche a Vilma di Morgè, una nostra fans valdostana, veramente questa sera copriamo tutta Italia, eh. Bellissima questa cosa. Cioè, se volete la rifacciamo. ovviamente mangiando insieme a voi, cenando magari, ma non c'è nessuno che guarda Sanremo questa sera, vedo che siete c'è Sanremo stasera. Antonio, il dado alimentare, questo viene da YouTube, ci sta guardando su YouTube. Anche se senza glutamato va comunque considerato una porcheria da evitare, direi proprio di sì, Antonio. Direi proprio di sì, soprattutto per il motivo che dicevo sopra, ovvero va a coprirmi quello che è il gusto originale di quello che noi andiamo a mangiare. Purtroppo è così, ci hanno abituato a questa carica, il nostro palato, come diceva lei dottore, è drogato, assuefatto e non si riconosce più il vero gusto di quello che abbiamo, degli ingredienti. Un saluto da Helsinki. Eccolo qua, il nostro amico Antonio. Grazie Antonio da Helsinki. Ciao Roberta da Torino, ciao Procina Maio. Un saluto da Milano, c'è proprio veramente tutta l'Italia, dalla Milano alla Sicilia. Ma poi abbiamo le origini siciliane. Abbiamo grandi pasticceri stasera, abbiamo grandi colleghi. Bellissimo. Con cui minchino, però abbiamo anche tutti i nostri fans, tra l'altro non solo di Cardio Chef, ma anche dello spettacolo del cuore. Nadia Bracchetti, come tutti i formaggi non vanno bene per il colesterolo. Allora Nadia, no. Nel senso che sì, i formaggi, non c'è più questa correlazione formaggio-colesterolo, soprattutto se i prodotti lattiero caseari non hanno assolutamente una relazione, ovviamente stiamo parlando di quantità moderate, non smisurate, esatto. Ma non hanno nessuna correlazione con le malattie cardiovascolari, soprattutto se i formaggi, quando devi mangiarli, quella volta che li mangi, sia di mucca che ha... solo dal peggio, cioè esatto. Di mucca che ha mangiato erba e non insilati, esatto. Smettetela di prendere formaggi di mucche di allevamento intensivo, per favore non fatelo più, perché questo tipo di formaggi hanno in realtà una grande quantità di omega 6 infiammatori. Perché? Perché le mucche non mangiano erba ma mangiano insilati, cioè cereali, ossia ricchissimi di omega 6, per non parlare poi del danno dal punto di vista esatto. Dell'animale, eccetera eccetera. Quindi quando dovete prendere un formaggio, tranquillamente prendetelo, non c'è nessuna correlazione colesterolo alimentare, colesterolo nel sangue, l'ho detto in tutti i miei video, lo ripeto qui, e soprattutto che sia però di mucca, di latte dal peggio, esatto. Vediamo molte volte il formaggio che contiene insilati tende a scoppiare. A scoppiare, certo. Esatto. Non diciamo nomi, marche. No, per carità. Un saluto anche a Uccio, il nostro marketing man. C'è Uccio. C'è Uccio. Uccio Bux. Grande Uccio, un salutone.
Isabella, Rebecca, un saluto da Milano. Saremo a Milano. Saremo a Milano nel mese di giugno. Giugno, bellissimo. Anzi, poi invece vi daremo qualche anticipazione prima di chiudere la diretta. Sì, sì. Allora, noi vogliamo anche parlarvi di un progetto, oltre a Cardio Chef e Nutri il tuo cuore, che sono delle cene che noi facciamo in giro per i ristoranti, ma anche di questo evento che faremo a brevissimo, che dovrebbe essere qua. E ringraziandomi davvero di cuore di questo progetto qui che si chiama Lo Spettacolo del Cuore. Esatto, che è un progetto che abbiamo a cuore. Molto a cuore. Vorrei salutare anche Sara, già che ci siamo. Che c'è? È online Sara? Sara l'ho vista prima online. Benissimo. Lo Spettacolo del Cuore a Longiano ha già registrato 25 giorni prima dell'evento il sold out. Lo Spettacolo del Cuore gira in tutta Italia ed è uno spettacolo divulgativo del cuore, dove facciamo vedere il cuore su schermo panoramico a 6 metri per 10, 10 metri per 6 eccetera, e facciamo vedere delle cose incredibili sul cuore, perché la divulgazione scientifica è anche emozione, è anche spettacolo, oltre che all'alimentazione. Facciamo vedere il cuore nelle malattie, come prevenire, simuliamo un arresto cardiaco in sala, cioè uno spettacolo tantissimo, davvero non incredibile. Anticipi troppo, dottore. Uno spettacolo incredibile. Dobbiamo ringraziare Solgar e Francesco, Solgar Italia, certo. Francesco Garruba, il dottor Francesco Garruba, della farmacia della salute di Longiano. La farmacia Deus della Machina. Salute di Longiano. Esatto, già il nome della farmacia dice tutto. Deus Machina di questo evento. E tutti gli amici ovviamente che si sono premurati di avere il posto sicuro, ed ecco qui il risultato. Appunto. Quindi se c'è qualcuno della zona... Purtroppo è sold out, sperando magari in lista d'attesa, sì. Ma eventualmente noi lo facciamo in tutta Italia. Abbiamo fatto Alice. Questa è la 68esima replica dello Spettacolo del Cuore, pensate un po'. E chi ci chiama? Ci chiamano le persone di cuore, che hanno la sensibilità di fare questa cosa, perché non è a scopo di lucro, noi non siamo una compagnia teatrale, ma esatto. Soprattutto siamo degli amanti del cuore, della divulgazione e ci tengo a precisare che non più tardi di un mese fa abbiamo consegnato 3 defibrillatori grazie allo spettacolo nostro di Varese. A Varese sono stati installati appunto in 3 punti strategici di Varese, grazie anche ai Lions di Varese. 18 ne abbiamo fatti in tutta Italia questa siamo arrivati a 21 dottore. Defibrillatori donati in ogni zona dove noi andiamo. Esatto. Quindi se ci chiamate, certo. Veniamo da... Abbiamo già 2 date a seguire, possiamo già, sì. Siamo addirittura d'arrivo. Una è, non è un pesce d'aprile, perché qualcuno, Lisetta di Carpi, Modena, mi diceva, ma è un pesce d'aprile? No, il primo d'aprile, mercoledì, stiamo concludendo con Nunzia, a Viadana, provincia di Mantova, al Teatro Comunale di Viadana saremo, e poi ancora a Belluno, grazie sempre ad una farmacia di Belluno, a Cristiana, una dottoressa di Belluno, andremo anche a Belluno. E poi abbiamo ancora Lodi e Bari. Queste sono le prime 4, diciamo, dopo Longiano, e stiamo comunque concludendo altre date per lo spettacolo. Per cui noi cerchiamo di coprire un po' tutta Italia, perché siamo partiti dal Veneto e siamo arrivati sino al cuore dei Nebrodi, non dimentichiamolo, a Troina, nel cuore dei Nebrodi in Sicilia. Bravissimo. Il cuore è riuscito ad emozionare anche a Troina. Sì, ed è una cosa bellissima, anche perché troviamo un sacco di persone ovunque, persone come hai detto tu, veramente di cuore. E quella volta che siamo andati da San Filippo degli Intelvi. San Fedele degli Intelvi. Ci capitano dei periodi che prendiamo anche 4 aerei in una settimana da una parte e l'altra d'Italia. Siamo saltati da Roma a Ischia, da Ischia a San Fedele degli Intelvi, da San Fedele degli Intelvi a Fiera di Primiero, da Fiera di Primiero a Palermo. Magnifico. Pina Siglio, io non... Ciao Tommaso, Tommaso Cesario. Ah, Tommaso, grande Tommaso. Ecco, dove hai letto Tommaso? Eccolo qua. Avete bisogno di una persona per rimettervi a posto la schiena? Fantastico. Tommaso Cesario è un nome, una garanzia. Santo subito Tommaso Cesario. Santo subito Tommaso Cesario. Una capacità e una conoscenza professionale impressionante. Lo trovate a Padova.
anzi praticamente a Dal Bignasco. A Dal Bignasco. Volevo salutare perché, sì, come dice lei giustamente, dottore, una persona deve stare bene anche spiritualmente. Certo. E non vorrei dirlo troppo forte, però questo è uno dei più bei periodi della mia vita. Volevo salutare tutti i miei concittadini di terra. Quando ci dicono in Sicilia, ci dicono: ma voi da dove venite? Perché non riescono a capire, certo, un po' dal suo slang, un po' dal suo accento. Allora io dico: vengo da Terraglione di Vigo d'Arcere, e io la definisco Terraglione di Vigo d'Arcere. È una piccolissima comunità, ma di quelle comunità che quando si torna a casa ci si saluta tutti, alla domenica si va al bar, si sta tutti assieme. Bello, è una cosa, cose che oramai si sono perse. Città, senza. Esatto, la chiamo la mia isola felice. Stiamo bevendo un vino rosso, come, esatto, sapete, per quanto riguarda la Padova, io sono cardiologo, non posso prescrivere ai miei pazienti vino, ma non bisogna anche nasconderci dietro un dito. Sicuramente tutti beviamo un calice di vino ogni tanto, e se deve essere un vino, quantomeno sia un vino rosso, perché il vino rosso ha delle capacità davvero ottime per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare. È vero che il principio attivo, diciamo così, che fa bene al cuore, il resveratrolo, in realtà è una quantità minima, ma ci sono degli altri polifenoli antiossidanti che hanno un beneficio, che danno un beneficio sull'apparato cardiovascolare. Vino rosso, e questo vino ti ha detto che cos'è? Ce l'abbiamo qua. Vediamo. Eccolo qua. È un Carignano del Sulcis, un vino sardo. Eccolo, vediamo. Eccolo qua. Un vino sardo. Ed è davvero eccezionale, bisogna dire. Dobbiamo salutare due grandi fornai, il nostro amico e precursore del cardiopane, Nicola Trentin. Ciao Nicola. Esatto, di Cittadella. Cittadella. E poi dobbiamo salutare Ezio Marinato, che è altro grande maestro dell'arte bianca, che appunto serve questo ristorante, il Sea Street Italian Food, ed è un pane eccezionale con farina di grano duro, farina di farro monococco e farina d'avena. Farina d'avena. Se dovete mangiare del pane, che sia d'avena, pane integrale di avena integrale, dentro l'avena c'è una fibra solubile, si chiama beta-glucano, che scientificamente ha dimostrato un beneficio sulla ipercolesterolemia. Tutte le fibre hanno un beneficio sull'ipercolesterolemia, ma il beta-glucano più di tutte. Quindi pane d'avena, 30 grammi, una pacciottina di pane d'avena, ed è eccezionale per quanto riguarda il colesterolo. Questo è lo studio scientifico. Vediamo un po'. Un salutone anche a Damneris, Roberta, tutto. Saluti da Modena. Veniamo a Modena? Sì, saremo a Via Dana, vicino a Modena. Vicino. Infatti, anche gli amici di Carpi mi hanno chiesto appunto la data dello spettacolo di Via Dana, essendo abbastanza comodi a Modena. Isabella Rebecco, e la salsa di soia? La salsa di soia, Isabella, la soia è eccezionale. È davvero un nutriente con una quantità di aminoacidi paragonabili alla carne, quindi sostanzialmente per chi è vegetariano la soia ha un beneficio enorme. La salsa di soia però ha il piccolo difetto che spesso è un po' troppo salata, esatto, quindi in quantità modeste va bene, ma non troppo, perché ha solo questo difetto, però se devi ogni tanto usarla va benissimo. La salsa di soia, Leonetti, saluti da Melfi, saluti da Torino, da Melfi, Basilicata, no, questo, saluti da Köln. Dov'è Köln? Deve essere Svezia o Norvegia, adesso non ho presente. Leonetti, Andriolo, Lucia, dove si trova, scusa la nostra ignoranza, Mauro Fornuto, vi seguo dal Portogallo, magnifico, che meraviglia ragazzi. Un abbraccio dall'Italia e da tutto il mondo, perché alla fine... Tu canti benissimo, non solo Davide canta bene, dopo il secondo bicchiere di vino rosso riesco a stargli dietro. Siamo un po' monellacci, eh? Ezio, grande Ezio Marinato è l'altro grande maestro, assieme a Nicola Trentin dell'Arte Bianca, lo ribadisco, sono dei cultori del pane. Magnifico, qualcosa di eccezionale. Ezio, quando è che ci porti il cardiopane? Che siamo d'accordo. Faranno una gara. Quando è che ci porti? E dobbiamo salutare anche i nostri amici di Pane in Piazza, di Boyon, anche loro. Boyon, la provincia di Venezia, c'è questo paesetto a meno in provincia di Venezia. Certo. Il cardiopane, come fate il cardiopane, chef? Il volete cardiopane, farvi del pane buono a casa? Sentite un po'. Anche il... Ti ricordi? Diciamo, sì, certo. Sì. Adesso la ricetta è complicata, non sto qui a delencarvela. Comunque sono riuscito a salvarmela, un po' alla volta, prometto a chi me l'ha richiesta di riuscire a spedirvela.
anche perché tempo ne ho gran poco. Comunque abbiamo inserito nel cardiopane, originariamente la ricetta è di Nicola Trentin, abbiamo inserito quelli che sono i dettami: farina di grano duro, avena, farina integrale, noci, lievito madre, esatto. Un pane eccezionale. Ma veramente, se andate sul nostro sito www.cardiochef.it c'è lo spot iniziale dove facciamo vedere che spezziamo il pane. Esatto, fatto a forma di cuore. Dobbiamo accelerare i tempi perché vogliamo che Vanessa Esposito, no Sanremo, giusto. Buonasera. Vanessa, capisco. Grazie perché... Vanessa. Francesca Drudi della Farmacia della Salute, saluti da Longiano. Ah, ciao Francesca. Saluti da Longiano. Vi vediamo presto, ma certo. Vediamo presto, guardate un po' che cosa abbiamo programmato a Longiano. Se qualcuno vuole anche una consulenza, vuole fare due chiacchiere, non sarebbe male. Sì, ecco una cosa molto importante che non abbiamo mai fatto. Cominceremo da Longiano nella mattinata a Longiano. Forse nella mattinata. Non sapevo. La farmacia è tutta per noi, la farmacia è chiusa, ma tutti gli amici del Cesenate e del Forlivese o della zona, insomma chi vuol venire, potete venire anche da Bologna, non c'è problema, noi saremo tutta la, non dico tutta la mattina, però un paio d'ore vi sapremo dire gli orari esatti, in farmacia a vostra disposizione. Magnifico. La Farmacia della Salute si trova a? La Farmacia della Salute si trova in centro a Longiano. Longiano è un piccolo paesetto medievale, bellissimo. Una bellezza. Tu l'hai visto, vero? Sì, è bellissimo. E si mangia bene anche a Longiano, vero? Sì, si mangia benissimo. Ok, Francesca Drudi, un salutone grande. L'aspettiamo in Sicilia. L'aspettiamo sicuramente. Adoro la Sicilia, abbiamo fatto a Caltanissetta lo spettacolo. Palermo e Troina. E ci torniamo volentieri. Nikito Natako, quando dormo il mio battito cardiaco è molto basso. Nikito, per le domande sul cuore, domenica, come sempre, faccio una diretta alle ore 12, ormai da 3-4 domeniche, quando posso. E rispondo a tutte le domande cardiologiche. Ora siamo per l'alimentazione. Un abbraccio, Nikito. Ciao Fiammetta, grandissima pasticcera. Pasticceria Breda di Padova, storici. Ah, pasticceria Breda. Un bacio, esatto. State facendo le frittelle in questo periodo. Sicuramente sta, esatto. Fra crostoli e frittelle. Crocina Malo a chilometri zero. Non capisco questo, va bene? Giovanni Lucci, saluti, sì, esatto. Da Scandiano, Reggio Emilia. Vieni a trovarci a Longiano. Siamo stati a Guastalla. A Guastalla. Bellissima serata anche a Guastalla. Tutti con lo spettacolo del cuore. Chiamateci, condividete questa diretta anche voi nelle vostre pagine. Così. Ricordatevi di presenziare anche nella bellissima Este, che tra l'altro è la mia città di nascita. Se ci chiamano. Arriveremo anche a te. Ci chiamano e andiamo. Bene, allora vi lasciamo, adesso chiudiamo qui, ci sono molte domande ancora, mamma mia. Pazzesco, comunque un po' alla volta risponderemo a tutti, ci rivedremo sicuramente. Due chiacchiere USA, io vorrei fare due chiacchiere qui, USA. Addirittura. Clelia Bello, ma che ore sono lì? Saranno 5 ore? Sì, esatto, sa pomeriggio. Va bene, senti, allora noi vi salutiamo. Questo è stato un esperimento perché volevamo dare tanta visibilità a questo evento. Questo, che è lo spettacolo del cuore a Longiano, e con l'occasione volevamo anche informarvi qualche notizia sull'alimentazione, perché è nostra, mia e ambizione di Franco Ruggero poter parlare anche di alimentazione, cosa che faremo durante lo spettacolo del cuore, esatto. In forma spettacolare. Esatto. Se siete d'accordo, se potremo organizzare degli eventi dove faremo in qualche modo pratico, certo. Di come poter mangiare. La particolarità è che i nostri cardiochef, lui non cucina ma mangia, e mangia ogni tanto anche per provare quello che voi non dovreste mangiare, lui e poi si diventa così. Esatto. Si diventa così. Perché come dice lei, ho donato il corpo alla scienza. Ha donato il corpo alla scienza, quindi lui sostanzialmente ha provato quello che voi non dovrete mangiare, quindi è un uomo di rispetto. Tra l'altro Franco Ruggero ha un cuore che qui non si vede, ma è grande ancora di più, perché oltre a fare questo lavoro dovete sapere che è anche un volontario, non è più volontario, ma non importa, volontario no, perché lo spirito è sempre quello, di salvare le persone attraverso la guida delle ambulanze. Quindi quando lui ha tempo disponibile, devo averlo, perché allora sarò breve. Prima il mio
mestiere principale era lo chef ed è ancora lo chef, però ho abbracciato quella che è la mia passione. 50%, 50%. Esatto. La sua passione. Infatti, quella... saluto tutti i miei colleghi di, certo. Croce Verde Adria. Qui sei in veste di chef, però esatto. Quando esci di qua sei in veste di autista soccorritore. Esatto. È uno esatto. dei più famosi e più preparati del no, non del dica così, dottore. Sì, me lo dicono arrossisco. Assolutamente. Saluto anche tutti i colleghi del 118, centrale operativa del 118. Ah, grazie. Grazie per quello che fate. Infatti li chiamano gli angeli del 118, di Rovigo e di Padova, ovviamente. Bene. Ok, noi ci vediamo allora prossimamente nella la domenica in diretta. Domani pubblicherò un video sulla sindrome del camice bianco, di ipertensione arteriosa, quella sindrome che è veramente ipertensione arteriosa, che viene nelle persone che non hanno ipertensione arteriosa ma che ce l'hanno quando vedono un camice bianco. E poi ci sarà un altro video sulla astaxantina, che è un altro integratore che uso particolarmente, davvero eccezionale. Noi vi salutiamo. Chiuderei con un brindisi. Con un brindisi alla vostra, a tutti vostra. Voi, grazie. Grazie infinite. E grazie per averci ascoltato al posto di Sanremo. Esatto. Prossima volta canteremo noi qualcosa per voi. E ricordatevi una cosa importante per quanto riguarda l'alimentazione: è meglio un passato di verdure che un futuro di malattia. Ricordatelo questo. Un bacio.